Eccoci, oggi siamo qui per girovagando, per narrando, per andando, siamo qui in questo paese. Non potevo non essere presente con il nostro blog delle parole a Montaldroero. Torneremo sicuramente per parlare di tanti anfratti, di tante iniziative, ma oggi siamo qui con il sindaco, l'amico Fulvio Coraglia, proprio per dire una festa, il Ponte dei Sapori, un ponte che unisce, un ponte che è un elemento nevralgico nel paese, nella zona del Roero, un ponte che dice amicizia e semplicità. Fulvio, come sta andando? Ti vedo con la maglia, vedo che sei pronto per il lavoro continuo di questi giorni. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Allora, sta andando molto bene. 3 giorni di festa dopo il Covid, una ripartenza è voluta anche perché stufi di stare tutti a casa. Quindi ritorno alla tradizione, ha detto bene Claudio, un ponte che unisce, c'è il territorio del Roero, noi siamo centro del Roero con le nostre rocche. Il bello di Montaldo è proprio questo, una Questa piccola. vena storica del Roero, no? Una vena storica, sono il cuore del Roero è qui a Io Montaldo. proprio credo, poi tu sei stato il mio maestro di questo, dalla Prologo, quindi tu mi hai inculcato questo amore per il territorio. Qui proprio nasce Roero, nasce qui con le rocche, con problematiche, con le bellezze, la natura viva che c'è, una piccola comunità, 800 anime che lavorano tutti insieme per costruire un grande evento che è questo qui. Ecco, io so che ieri c'è stata una presentazione del libro del Centro Anziani, una raccolta di fotografie in pratica che dice nel lontano, quando abbiamo costituito il Centro Anziani, poi con Liliana Sciablò c'è avuto una grande esplosione di crescita, di iniziative. Ieri c'è stato questo documento appoggiato da te come comune, molto importante, e poi c'è stata questa famosa cena sul Ponte dei Sapori che ieri sera con tanti uomini al tavolo che rappresentano il nostro territorio dicevano proprio è un ponte magico. Sì, esatto, ieri hai ricordato bene, tu sei stato uno dei promotori di questa associazione, anche qui, come detto ieri, tutti lavorano per il territorio, il nostro ponte è proprio quello che unisce le rocche è il nostro territorio, il ponte è il punto forte di noi, la bellezza si vede da quel ponte, un ponte panoramico, noi l'abbiamo trasformato gastronomico, da visitare, oggi c'è una mostra di pittura. Tutto bello da visitare, venite a trovarci perché non sarete delusi, poi speriamo di accogliervi al Ecco, meglio. poi c'è i nostri produttori del territorio che sono alla torre, no, per delle degustazioni, un giorno di festa, c'è Barba Briscio con le sue, Sculture. con le sue sculture che sono già nel Bosco Fatato, sono già nei percorsi che ci sono, ricordiamo tante iniziative, i sentieri del Roero, insomma anche a livello di sentieristica, Ettore Chiavassa, tanti, le sentinelle del Roero stanno facendo un ottimo lavoro, insomma i piccoli paesi devono trovare di nuovo nuova forma, nuova ninfa, no, io credo. Nuova voglia di essere, nuova voglia di dire veramente ci siamo per fare, non guardiamo solo le grandi cose, ma torniamo nelle piccole cose, no? Io credo che tu sei uno dei Sì, sindaci, io. con tanti nel Roero, alcuni nel Roero, ma che stanno di tanti sindaci, sei quello che proprio ha questo cuore portato alle piccole Io cose. sono proprio, non tanto, sono di sostanza, io sono quello che è presente con la Proloco, sono presente con la Protezione Civile, ci sono, io sono quello che lavora, magari molti non possono piacere che il sindaco deve fare la parte istituzionale, io sono più pratico, sono vicino alla gente, piccola comunità, il sindaco deve fare anche questo, come molti miei colleghi lo faranno. Per cui questa è la sostanza di un paese, sono per la sostanza, ha detto bene Claudio, abbiamo lavorato sulla sentieristica, abbiamo lavorato molto su un turismo, deve essere, poi hai detto una parola, la villeggiatura che si veniva a Montaldo, oggi cambia anche, c'è chi con le strutture che abbiamo nel B&B vengono non per soggiornare ma anche per passeggiare in questo meraviglioso ambiente che abbiamo noi che è il Roero. Tante domeniche nel Roero vedi proprio gente ormai con gli zainetti, che sono un compagno fedele di ognuno, che camminano, vanno nelle vigne, vanno alla nostra torre cilindrica, vanno nella chiesa, vanno a vedere sicuramente degli affreschi, c'è la Madonnina, c'è un ponte, vengono poi si inerpicano nelle rocche, eccetera, guidate in alcuni casi da Ettore, da tante guide, da tante gente che si dedica al territorio, ma c'è proprio voglia di un turismo poi semplice, no? Di respiri, di soli che ti baciano, di guardare una rosa, di guardare un fiore, cerchiamo di curare le nostre strade, ma mi sembra che ci sia, questo dopo Covid ha portato un risveglio nell'anima di semplicità. Certo, l'ambiente, noi puntiamo molto sull'ambiente pulito, si passeggia, si può visitare le bellezze che poi, oltre alle sculture abbiamo l'ambiente, i frutteti, i noccioleti, i castagneti secolari, si respira bene. Cioè deve proprio chi viene da noi respira aria pulita. E facciamo le lotte contro i diserbanti,
per cui ambiente magari un po' più rustico, però è naturale, quello che ci ha dato Dio, che ci ha creato la natura. Una terra che noi abbiamo nel cuore, il muretto dove tu sei seduto è un muretto di grandi ricordi, nell'estate ci trovavamo sempre qua, bambini, a sederci proprio su questo semplice muretto che rimane e che porta voglia, no? Semplicità, no? Porta proprio desideri. Ecco, sento anche campanacci, sento veramente un po' di tutto. Hai creato una sagra semplice con voglia. Il passeggio in un paese vivo è una cosa bella, diciamo la verità. Quindi una domenica di sole Naroero, grazie Fulvio, noi documenteremo con fotografie, magari con delle piccole interviste, per dire Montaldo c'è e non dimentichiamo la semplicità di una vena semplice, una piccola vena che porta un'arteria in un grande, porta sangue in un grande cuore che si chiama Roero. Viva Roero! Grazie a te, buon lavoro, grazie Fulvio.